Sinceramente non ho ancora deciso, oggi valuterò nell'ultimo allenamento se giocare con Piazza, se portarlo in panchina, se giocare con un centrocampista in più, devo un po' valutare io oggi, quindi dopo oggi avrò le idee molto più chiare, poi dopo oggi deciderò sicuramente. Ma innanzitutto è stata una bella serata di calcio, bellissima serata di calcio che rimarrà negli annali della storia del calcio perché una rimonta così importante credo che nessuna squadra l'abbia mai fatta. E non era semplice per loro, è stata una bella partita di grande intensità, non di grande tecnica rispetto a quello che Barcellona ha sempre mostrato a tutto il mondo. Però il calcio è bellissimo per questo, è strano perché ci sono delle situazioni che nessuno può prevedere e quindi questo fa capire, soprattutto ci deve far riflettere sul fatto che noi martedì abbiamo una partita dove abbiamo 2 gol di vantaggio, ma tutto non è scritto, abbiamo 8 punti di vantaggio in campionato, ma il campionato non è chiuso e quindi bisogna pensare una partita alla volta e soprattutto concentrarsi e fare solamente, senza star a pensare quello che può succedere tra 3 mesi o magari no, il campionato abbiamo 8 punti di vantaggio, no. Gestione delle partite e dei momenti non servono, serve solo fare. E quindi domani, così me la lascio la partita subito, domani è una partita, innanzitutto è Juventus-Milan, il Milan viene da dei risultati positivi, è una squadra che non muore mai, è una squadra che è sorniona, sembra che esca dalla partita, però ha grande velocità, grande tecnica e poi dopo è sempre Juventus-Milan e nonostante la differenza di punti che c'è in campionato e che c'è stata negli ultimi campionati, quando c'è Juventus-Milan sono sempre partite molto equilibrate. Barcellona, averlo con tutto rispetto il Paris Saint-Germain, Barcellona averlo nei quarti finale, tanto noi bisogna passare, prima cosa. Poi comunque averlo nei quarti finale non è piacevole, visto che il Barcellona non è che tutti gli anni o una volta ogni 5 anni perde 4-0 come è capitato a Parigi un mese fa. Ora è normale che Barcellona insieme al Bayern e al Real Madrid è la favorita per la vittoria della Champions. No, non va bene così perché a Udine abbiamo giocato una brutta partita, ma Udine ero convinto che venisse fuori una brutta partita, però bisognava venire via con un risultato di vittoria. Il pareggio l'accettiamo, da un lato abbiamo visto che abbiamo guadagnato un punto sulla Roma, ma dobbiamo sapere che il campionato è lungo, mancano 11 partite, ci sono scontri diretti, mancano ancora tante vittorie, quindi domani noi bisogna fare una partita tosta sotto l'aspetto fisico, tecnico e soprattutto portare a casa 3 punti perché una vittoria di domani sarebbe una vittoria in meno alla vittoria finale dello scudetto. Buongiorno Ministro, Antonio Romano, GTV. Volevo chiedere proprio a proposito di domani, visto che è poi la quarta volta che incontrerà il Milan, se si aspetta qualche sorpresa tattica domani. Non lo so cosa farà Montella, però insomma, il suo sistema di gioco ormai è abbastanza delineato e quindi sono cambiati gli interpreti. Come al solito, te puoi giocare con il sistema di gioco, ma se ti cambiano gli interpreti, cambiano anche le caratteristiche dei giocatori. In questo momento non ha Bonaventura, ma un giocatore diverso come De Fleu, che è molto, molto bravo nell'uno contro uno, molto bravo nell'aprirti il gioco, nell'entrare dentro l'area. E quindi a metà campo a giocatori anche fisici e quindi per noi sarà una partita molto, molto difficile. Chiellini non gioca sicuramente, quindi giocherà Bonucci e poi uno tra Benatia, Rugani e Barzagli, con Benatia un pochino più in vantaggio. Allora, per quanto riguarda le parole di Gigi, io credo che in Italia si faccia molte polemiche, le polemiche vengano trascinate per settimane. Domenica per me era facile fare polemica e non l'ho fatta perché dopo alla fine degli episodi che ci sono all'interno di una partita non cambiano la prestazione brutta che abbiamo fatto domenica. Noi, indipendentemente da quello che è successo durante la partita, da quello che ha visto l'arbitro, no, noi bisogna accettare quello che fa l'arbitro perché gli arbitri, tra l'altro in Italia, sono molto bravi e quindi, però non bisogna fare delle prestazioni migliori perché
perché quello che dobbiamo fare. Per quanto riguarda De Laurentiis, invece, è normale che per lui, per Napoli-Juventus, le due partite sono due partite importanti, perché per loro li vale molto il secondo posto, la finale di Coppa Italia. L'importante è che siano due serate di bel calcio e di sport, perché dopo alla fine, quando tu ti metti a vedere una partita come ieri sera, o come ci sono state tante altre partite nel calcio, e vedi la gente, perché ieri c'era delle inquadrature, a fine partita la gente piangeva, e quelli che erano allo stadio sono ritenuti fortunati, perché hanno assistito a uno spettacolo veramente bello. Poi nel calcio non si può sempre vincere e non si può sempre perdere, l'importante però non cercare di viverla nel modo giusto. Dunque, per quanto riguarda la stanchezza mentale e fisica, innanzitutto venivamo da 10 partite, la Juventus aveva vinto 10 partite di seguito, avevamo giocato Atalanta, Milan e Napoli in Coppa Italia, abbiamo avuto una partita col Porto, abbiamo avuto Inter, abbiamo avuto Sassuolo, abbiamo avuto Lazio, abbiamo avuto Fiorentina, abbiamo avuto un periodo importante e la squadra ha risposto bene. Una partita dove si gioca meno bene, dove sembra che ci sia stanchezza, ma non c'è perché la squadra è in ottime condizioni, ci può stare. Però bastava fare una partita diversa, sapere delle difficoltà della partita e portarla a casa giocando una brutta partita, che sono le partite più importanti per vincere il campionato, perché con le partite dove giochi meno bene devi cercare di portarle a casa. Così non è stato, i ragazzi sono stati bravi, siamo stati un po' fortunati perché alla fine abbiamo portato via un punto che ci consente di aumentare il vantaggio sulla Roma, anche se il campionato è ancora molto lungo. Per quanto riguarda Piazza è normale che predilige giocare a sinistra perché gli piace rientrare, a destra ha fatto dei buoni spezzoni, ma è più una questione mentale che fisica. Poi, indipendentemente da tutto, un giocatore deve andare in campo e dove viene messo deve fare il massimo. Allora, per quanto riguarda le due partite, a Milano è stata una partita molto equilibrata, dove siamo stati un po' polli nell'occasione del gol. Per quanto riguarda Doha è la partita dove abbiamo subito molto di più rispetto a tutte le altre due partite, perché anche in Coppa Italia abbiamo avuto molte occasioni per chiudere la partita e non l'abbiamo fatte, e abbiamo concesso poco e niente. Per quanto riguarda le difficoltà, Juve-Milan è sempre una partita comunque sia di cartello e dove regna l'equilibrio, dove i valori si azzerano, dove sia l'una che l'altra squadra fanno sempre delle ottime prestazioni, c'è grande tensione, grande attenzione, più concentrazione, quindi per portare a casa il risultato domani sera bisogna fare una partita seria. Quello non lo so, perché cioè, prendere gol, il sesto gol a 30 secondi alla fine, a 5 secondi alla fine, non mi ricordo, credo che non sia facile, spero che non mi capiti, però bisogna essere pronti a tutto. Per quanto riguarda la partita con l'Udinese, perché è normale, è fisiologico, non puoi sempre giocare tante partite, 38 partite allo stesso livello e bene. Ci sono le partite in cui devi giocare male, e a Udine è difficile giocare bene contro l'Udinese. L'Udinese aveva 3 partite dove ha fatto 3 sconfitte, avevamo avuto una settimana di tempo, avevamo uno stimolo importante, arrivava la Juventus e era l'occasione giusta per fare una partita fisica, di pressione, come hanno fatto. Noi in quel momento lì bisognava giocare male, come abbiamo fatto, ma non subire, evitare il gol che abbiamo subito in contropiedi, e avere un pochino più di pazienza quando, una volta raggiunto l'1-1, avevamo 35 minuti per vincerla. Ma ci sono delle partite in cui prevedi che giochi male, però devi fare tutto lo stesso per portarla a casa. Io leggo perché non so niente, io so solo che il Milan ora ha ancora una società forte dove a capo c'è il presidente Berlusconi e dove c'è Galliani, che è un grandissimo dirigente e che preferiremo non averlo contro domani. Cioè, ci sono varie soluzioni, opzioni. E allora, uno può essere Daniele Alves alto, uno può essere Piazza alto, uno può essere basso. No, uno può essere un centrocampista in più. No, certo. Un centrocampista in più con Piazza fuori e solamente un terzino. Ma non hai mai cambiato fino ad oggi, o quasi praticamente, perché ma anche fino a Firenze non ho mai cambiato. No, non è vero.
No, avevi cominciato col 3, poi hai messo, hai messo i due dietro una punta, poco cambiato. Dico, perché dovresti cambiare adesso, no? Ah, ma non lo so, dipende dall'evento di oggi, vediamo un po'. C'è il sole, magari speriamo che mi venga l'ispirazione giusta, perché, no, l'illuminazione è un'ispirazione. Ken è con noi, è a disposizione, è un ragazzo che sta crescendo, e se c'è bisogno magari domani lo butto dentro. Sturaro, allora, Sturaro sarà a disposizione con buone probabilità per la Sampdoria. Chiellini da valutare, Lemina è col gruppo. Cioè Chiellini domani no, sicuro. Col Porto vedremo, anche se è molto difficile. E Lemina invece è col gruppo e ha ripreso un pieno.